male. Dai, tranquillo, fra poco entrerai e la dottoressa Giada ti visiterà. Oh, bravo, bravo. Oh, che male. Questo ustione. Avanti, primo paziente. Mi hanno chiamato. Auguratemi una buona fortuna. Non è forza per farlo. Ho tocca me solo. E oltretutto la rappresentante non è per niente male. Buongiorno, mi presento, io sono una rappresentante e rappresento un nuovo prodotto farmaceutico che rivoluzionerà l'industria. Una rappresentante di già, io volevo un paziente, qualcosa di più interessante, una ricetta da scrivere. Scusa, mi rispondi, avevi prenotato? Sì, sì, toccava a me, mi avete anche chiamato. Posso sedermi da qualche parte per spiegarvi il mio prodotto? Sì, allora, dottoressa Giada, presti attenzione. Questo secondo me ci vuole fregare. Comunque, sì, ci faccia vedere, ci mostri pure i prodotti, no? Anche se non abbiamo sentito niente di nuovo sul mercato, visto che noi siamo preparatissime. Sì. In merito alla medicina, abbiamo studiato... mezz'oretta prima? Più o meno? Una mezz'ora, sì. Una mezz'ora, sì. Possiamo guarire tutte le malattie senza medicine. Ecco a voi i nostri sciroppi miracolosi. Allora, questo serve per far guarire la cataratta. Quest'altro invece fa ricrescere i denti. Questo cura qualsiasi mal di gola. Questo invece fa risorgere i morti. E poi qui abbiamo altre varianti, tutti questi prodotti. Ma non li troverete da nessuna parte, solo io ve li posso vendere. Sì, sembra tutto molto interessante. Ma siamo al completo, quindi credo proprio che... Può andare. Può andare, signorina. Avevo detto che si chiama? Non l'ha detto. Non l'ha detto. Non l'ha detto, signorina, non l'ha detto. Può andare. Non ci interessa niente. No. Non avete capito? Queste boccette sono al modico prezzo di 80.000 euro. L'una. Non è così tanto. E poi vi manca il pezzo forte. Questa è per tutte le donne che non vogliono più avere ricrescita di peli sul loro corpo. Non la troverete da nessuna parte, se non con me. Esca subito da qui e non si faccia più vedere. Basta! Shock! No! State perdendo l'affare! Ciarlatana! Signora! Mi faccio spiegare! Dottoressa Giada! Oh, iniziamo proprio male! Oh, verrò licenziata se non riesco a vendere qualcosa! Ma come posso fare a convincerle? Mi è venuta un'idea! Non potrebbero mai dire di no a una povera e dolce donna incinta. Oh, avanti! Che male! Avanti il prossimo! Tocca a noi, tocca a noi! Vai, vai! Che bello! Andiamo! Vai, entra, entra! Guarda, guarda questo guanto, fa così! Oh, sì! Dottoressa, è gravissimo, è gravissimo! Oh no! Ma che brutta ferita! Perché sei seduto? Quella è per i pazienti! Vabbè, Giada, dobbiamo assolutamente medicare questo povero ragazzo! Dai, intesa l'operatoria! Presto! Presto, Giada! Oh. Sia calmo, sia calmo! Sono calmissimo, salve dottoressa Giada! E lei, e lei, e lei la dottoressa Giada! Eccomi, eccomi, sono arrivata dottoressa Giada! L'ho portata a disinfettante! Forbici! Ma perché le forbici? Perché servono! Non si sa mai! Allora... Miki, non è stato l'amore vero! Non capisco, poverino, ho visto che nel fuoco ti ho schierato. Non è così grave, non è così grave. Mettiamo, mettiamo. Forza, disinfettiamo. Tutto benissimo, grazie. Cos'è successo? Ah, è già guarito. Grazie, mi avete medicato. Grazie, dottoressa Giada. Tenga giù le mani della dottoressa Giada. È stata bravissima. Qui qualcosa non quadra. Lei è un altro toccatore. Fuori di qua. Lei è il suo amico. Tutte e due! Dottoressa Giada? Ma possibile? Due clienti abbiamo avuto e uno peggio dell'altro! Uno era una rappresentante pazza e l'altro un truffatore! Ha fatto finta! Sì, e non ho capito perché, ma... Dai amore, lo so che hai fame, però resisti, dai su! Ti muovo un pochino! Non dorme mai questo bambino, avrà sicuramente fame! Dai piccolo, aspetta, resisti! Tieni un po' di lattino, così si calma. Avanti il prossimo! Siamo noi, tesoro, andiamo! Andiamo, andiamo! Lo so che lo vuoi, andiamo! Sei pesante, amore!
Zia, arriviamo, Cucci Cucci, vieni qui. Oh sì, dottoressa Giada, cimpi, cimpi. Vediamo questo bambino cos'ha. Cucci Cucci Cucci, Cucci Cucci Cucci. Dai, vediamo quanto è bello questo bimbo. Dottoressa Giada, quando vedo lei sono già felicissimo e sto benissimo. Ma non ti sembra di averlo già visto? Sì, mi sembra un po' familiare. Assomiglia al vigile del fuoco. No, posso spiegare? Dottoressa Giada, il suo numero di telefono. Scordatelo il mio numero di telefono. Allora, qui non siamo dei ciarlatani che non fanno niente e non lavorano. Era tutto finto? Io ho perso una giornata di lavoro intera per te. Ti rendi conto? Ma che fratello sei? Sei un irresponsabile. Tutto questo per il numero di una ragazza? Non ti vergogni? Sciocco che non sei altro. Vecchio, non posso perdere. Io sono un anziano e mio figlio ha insistito per accompagnarmi qua, ma non ho capito perché. Io sto benissimo, sono in forma. E tu chi sei?
Sono tuo figlio e siamo qui perché ti dimentichi le cose perché sei sordo. Io mi dimentico le cose? Assolutamente no. E tu chi sei? Per questo. Avanti il prossimo. Passiamo, andiamo, questa dai. Questa voce sussurrata da dove arriva? Mi sta chiamando Dio, per no, scendere. No, dottoressa, dottoressa, non è Dio. Andiamo. Buongiorno, signora Puga. Scusate, gli ospiti si devono mettere in calzari. Prego, prego. Ma che carino, hai visto un signore anziano. Grazie, grazie. No, papà, non si mangiano queste cose. Non è una conca, è un medico. Un medico? Aiutarci, per favore. E tu chi sei? Qua ci vuole sicuramente la ricetta del... Pteroctul. Ok, lo pteroctul, prenda. Questo è per lei. Per l'udito, lo attacchi. Le faccio una scritta che sia comprensibile in modo che lei capisca bene la farmacista quello che c'è scritto. È tutto chiaro? E infine credo di doverle anche prescrivere... Lizzica! Ok, ho fatto anche un bel fiorellino su questa, così se la ricorda, questa 3 volte al giorno. Ora però dovremo fare anche una visita oculistica... come si dice? Utopistica. Dobbiamo fare la visita utopistica. Prego, prego, venite qui. Aiuto. Eccomi qua. Bravo, ci siamo. Ci siamo, ci sono. Ok. Un altro. Un altro ancora. Dai, su, papà. Ci siamo, ci siamo. Siamo vicinissimi. Siamo arrivati. Forza. Eccomi. Ci sono. Mi sa che è passata mezz'ora da quando glielo vado. Ok, caro signore, come sta? Un pollo al sugo. Sì, Giada segna pollo al sugo. Ma lei è sicuro di essere suo figlio? Sì. No, no, io non ho figli. Papà, non mi riconosci? Ah, sì, 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 quel figlio. Ok, allora, adesso controlliamo le orecchie. Sì, le orecchie di elefante, va bene, buone. Sì, ok, Giada segna. Orecchia d'elefante. Oh, interessante. Molto interessante. Lei è sordo. Sì, vivo in un borgo. Ah no, ho preso la villa. Bella. E tu chi sei? Non è che è un documento d'identità lei? Prendi la parità. Ok, io ho segnato orecchio d'elefante e pollo al sugo. E quando si mangia? Oh, ci rinuncio. L'ultimo paziente e poi basta. Quindi. No, certo che no. Andiamo a casa, dai. Ok, dai. È tutto inutile. Andiamo. Ma già lo sapevo. Che fare le polpettine? Va bene, dai. Basta che ci andiamo. E tu chi sei? Aiuto. Rieccomi. Eccomi qua a vendere i miei intrulli. Cioè, volevo dire, medicinali importantissimi. E in più adesso ho anche il pancione. E nessuno dirà mai di no a una donna dolce, incinta. Avanti il prossimo. È il mio turno. Arrivo. Buongiorno. Ma non è che invece ha mangiato troppo, mamma? Ma no, non si dice! Ma non vedi che bel pancione? Sicuramente di quanti mesi è? Ci dica, ci dica! Sono quasi di 8 mesi! Ah! Oh! 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 Signorina, le contrazioni! Per un goccio d'acqua! Prego, prego, presto! Lo prego! Oh, poverina! Che male! No, non sono le contrazioni! No! L'acqua per terra! Mi avevi detto
di essere incinta. Ma non sono incinta. Non sono incinta. Sta diventando poco. Vai, spingi di non più. Non sono incinta. Vai, spingo anch'io. No, non sono. Ho fatto la cacca. Vai, vai. Una bambina però è nata ed è una cosa meravigliosa. Esatto. Dottoressa, la tua è la vostra benedizione. Hai già pensato? No. Piccola. Carino. Prendila in braccio. Che bello. Nostra figlia. Che bello. Ho una figlia. Giada. Io direi che è davvero troppo difficile fare i dottori. Sì. Che ne dici? Chiudiamo l'ospedale? Sì, per sempre. Per sempre. Amicetti, mettete un like e iscrivetevi al canale. Oh, basta. Aspettate, arrangiatevi. Ciao. Che mi sta prendere la chitarra che sta Io male. Ho la colonscopia da fare. Tornate qua. Ti prego, mi fa male, gli emorroidi. Aia. Miriamo e... Oddio, l'ho beccata nell'occhio. Tranquilla, tranquilla, guarisce tutto. Andiamo. Siete in punizione tutta la vita. Vai. Passagliela. Mi sta annoiando, giochiamo ai nerf? Beh sì, dai, i nerf sono molto divertenti. Però non sono sicuro che la mamma ce li farà usare. Facciamo sempre casino quando giochiamo con i nerf. Vado a chiedere. Brava, bravissima. Vai tu e intanto finisco di vedere la partita. Che brava sorella. Oh no, amicetti. Figlia in arrivo. Mi dovrò chiedere qualcosa, lo so già. Mamma. Lo sapevo. Ti volevo dire. Possiamo giocare ai nerf? E i nerf cosa sono? Quelli. Quelli cosa? Le pistoline per sparare. Ah! No, non potete giocare con i nerf. L'ultima volta mi avete spaccato mezza casa e vi fate sempre male. Fate solo danni con i nerf. Vabbè. Amicetti, io adesso devo andare a fare la spesa e devo lasciare Giada e Ricky da soli. Sapete che faccio prima di andare? Nascondo i nerf. Sì, perché quei fucili sono pericolosi. Sono il diavolo. Vado a prenderli e li metto via. Allora, eccoli qua, i nerf. Col cavolo. Adesso li mettiamo via tutti. Li nascondiamo tutto, neanche uno ne rimane qui. Ok, e dove li nascondo? Giù in taverna. Vado. Abbiamo nascosto i nerf giù in taverna. Ricky, senti, io sto andando a fare la spesa, ti avevo detto che oggi te l'avrei lasciato già da un'oretta. Mi raccomando, ho fatto sparire i nerf, perché non mi fido di voi due, carini, ok? Vedete di fare dei giochi intelligenti per una volta. Anzi, ci sono da fare i piatti e da dare una passata ai pavimenti. E per favore fatemi trovare la casa in ordine, ok? Grazie. Ricky, io so la mamma dove ha messo i nerf. Veramente? Dove? Giù in taverna. Sì, dai, andiamo a prenderli. Andiamo. I nostri bellissimi nerf sono tutti qua dentro. Sì, quanti colpi che ci sono. Questo. Ho già scelto io. Sì, guarda, questo qua era il mio preferito. Vabbè, mi prendo questo che è molto più bello. E io anche. Aiuto! Prendo! Ricky, ma andiamo fuori? Sì, vero, andiamo fuori a giocare con i nerf, è contentissimo! Ma la mamma non ci aveva mica detto di fare i piatti, sistemare un po' le cose? Cavolo! Sì, ragione. Ci abbiamo tutto il tempo. Certo, vero, dai. Mettiamo le giacche. Andiamo, dai, Ricky. Aspetta. Arrivo, devo ricaricare. Andiamo, ciao.
Dove sarà Giada? Adesso la vado a cercare. Ha! Quel babbeo pensa di battermi, invece no. Pensa di fregarmi quello là. Io lo so che è dietro la palma. Adesso vado. Dove sarà Giada? Sarà proprio qui. Oh, Dio. Peccata. Io non sto esagerando. Cosa? No, anch'io. Ah, ok, ricomincia. Pausa finita, ricomincia la guerra. No, ti prendo. Ho finito i colpi. Ora mi suicido. Sei mio. Che male. Sto morendo dissanguato. Ho vinto. Giada, forse è meglio rientrare. Si sta facendo buio, finiamo di giocare in casa, dai. Sì, dai, andiamo. È là in cucina e non mi ha visto. Adesso la beccherò e le farò tanto male. Miriamo e... Oddio, l'ho beccata nell'occhio. Oh no. Sei piena di sangue nell'occhio. Allora, adesso ti prendo e andiamo subito in bagno a medicarci, eh? Ah, che male. Sì, 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 tranquilla, tranquilla. Guarisci, guarisci, guarisce tutto. Andiamo, andiamo. Ecco, eccoci, eccoci. Allora, ti appoggio un attimo qua e vado a prendere le garze e torno subito, ok? Stai buona, eh? Allora, tranquilla, tranquilla, no, la mamma non deve assolutamente scoprirlo. Adesso tamponiamo un pochino qua. Allora, ok, togliamo un po' questo sangue. Ok, tienilo, qua fermo, intanto io preparo la fasciatura. Allora, adesso farà un po' male, però dobbiamo fasciarlo. Ok, va bene così. Perfetto, manca un po' di scotch. Ricky, ma smettila! No, Giada, questa garza serve! Ti senti fermavo qua, sennò adesso rischia di fare infezione. Non vuole mai fare le cose che servono questa bambina. Speriamo solo che la mamma non mi scopra. Come farò a nasconderglielo? Mi ammazzerà sicuramente. Ok, dobbiamo ragazzi, mi sa che disinfettare. Oh no, è arrivata. Oh no, Giada, zitta, zitta qua. No, non è la mamma, non lo devi sapere. Ma cosa? No. Cos'è successo? No, niente, niente. Ma cos'è questa roba in giro? Stavamo giocando e lei si è messa così per giocare. Giada? Coso? Bianca. No, niente, niente. Ma ragazzi, cos'è successo? Giada, ma cos'hai all'occhio? Ma perché c'è in giro? Ma cos'è? Cosa avete combinato? Sempre a combinare guai, vi avevo detto in ARP, no! Togliti di qua. Giada! Ma santo cielo! Ma vi siete impazziti? Ma vi siete impazziti? Poteva rimanere cieca! Ti fa male? Sì. Hai disinfettato, Ricky? Sì, 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 assolutamente, ho disinfettato no, benissimo. No, non l'ho disinfettato. No, no, è vero, no, le ho messo la garza. Allora, tieni qua la garzetta. L'ho medicata. Cosa avete combinato? Allora, aspettate un attimo, vado a prendere il necessario. Ok, ma cos'è questa? Ma cosa avete... Cosa avete rotto qua? Ma siete impazziti? Vi tagliate anche i piedi, gatti! Poverini, ma... Cioè non avete fatto niente in casa! Non avete riordinato! Siete impunizionati tutta la vita! Io quasi quasi me la squaglio! Vado in camera mia! No! Tu devi
quello che avete combinato. Vieni qua, disinfettiamo questo. Spera che non ci siano da mettere i punti, guarda, spera. Allora, tienilo con la manina. Lascia agire il disinfettante. Tienilo lì, deve stare. Amicetti, ma a voi sembra giusto che ogni volta che devo fare la spesa, che esco un attimo, che faccio qualsiasi cosa, che c'è Emma, che c'è Vicky, che ci sono tutti i suoi amici, chiunque, succede sempre qualcosa? A me mi sembra impossibile questa vita. Si lamenta pure, si lamenta. Ok, Giada, secondo me non c'è da mettere i punti, grazie al cielo. Però, mi raccomando, smettete, ragazzi, ragazze, chiunque in ascolto, bambini, bambine. Per favore, non fate spaventare i genitori, guardate qua cosa succede. Metti qua la manina, tampona. Lo so che fa male, ma grazie al cielo non c'è da andare all'ospedale, perché se ti beccava nell'occhio, adesso era un bel casino. Dunque, io quello che voglio dirvi, si può giocare con i Nerf, sono anche divertenti, ma uno, non si mira alla faccia, due, bisogna stare attenti, tre, ci deve essere sempre un adulto responsabile che non si chiami Riccardo. Vuoi dire qualcosa tu agli amicetti? Ascoltate sempre la mamma e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Al prossimo video. E adesso vado a vedere Riccardo dove è finito. Riccardo! Wow, e la mamma diceva che era difficile, ti scottavi. Ma cosa sta dicendo la mamma? Boh, sta dicendo sto... Aia! Oh, finalmente siamo arrivati a casa! Sì, finalmente! Finalmente! Finalmente, che bello, mi tolgo queste scarpe! Giada! Che ti fai male? Ti ho detto no alle ruote in casa. E poi cos'è questa cartella qui? Prendila e mettila sulla sedia. Che barba, ma... E le scarpe dove vanno? Oh. Prendile e portale dove sai che vanno. Oh. Amicetti, intanto ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E comunque, volevo ricordare a Giada che ormai è una bambina grande e che le cose non è che le può buttare per terra e pensare che sono sempre io a doverle mettere a posto. Adesso tocca a te metterle a posto. Ti ho detto, prendi le scarpe e portale al suo posto. Ok, adesso Giada, mi raccomando, tu devi fare un sacco di compiti. No! Sì, invece, amicetti, i compiti si fanno, non ci si lamenta. Io, sai quanti compiti ho da fare? Devo cucinare, lavare i piatti, passare i pavimenti e anche stirare oggi. Ti posso aiutare a posto di fare i compiti? Ovviamente no, sono tutte cose da grande, da adulto. Ma mi avevi detto prima che ero grande. Sì, per non lasciare le scarpe e la cartella in giro. Sei grande, però non per fare le altre cose dove ti puoi fare male. Quindi, amicetti, mi dispiace, lei è in seconda elementare, è ancora troppo piccola per fare tutte le altre cose. Ovviamente puoi spolverare, vai a spolverare. Anzi, no, i compiti, prima i compiti. Ok, compiti e a proposito, Ricky, ci sei? Non si sente niente. Ricky? Sì? Siamo tornate! Guarda che devi venire giù perché ti devo chiedere una mano! Che pizza, mamma! Cosa c'hai sì, adesso? Allora, cosa c'ho adesso? Hai passato i pavimenti di sopra? I pavimenti? No, no, ovvio che non li ho passati, scusa! È giovedì! Mio. Bisogna passarli i pavimenti ogni tanto, sai com'è? Abbiamo due gatti, ci siete tu e Giada, c'è papà, ci sono io e la casa si sporca, non è che si passa solo una volta a settimana, si passa più volte, quindi tu prendi, muoviti! Ma la mamma te lo fa passare a Riccardo l'aspirapolvere, non a me. Dov'è la mamma? La mamma è in cucina. Adesso vado su da Ricky a chiedergli la coppa. Ma quanto è grande questo piano. Allora, io mi riposo un attimo e capisco da dove iniziare. E poi forse inizio a passarla. Però adesso lasciatemi un attimo riposare in pace. Ricky,
Mi fai passare te l'aspirapolvere? Mi fai passare l'aspirapolvere? Per favore. Allora, Giada, la mamma avrebbe detto di no. Però se vuoi passarla non sarò certo io a negartelo. Quindi tieni. Grazie. Ma amicetti, è il giorno più bello della mia vita. Poi chi sono io per negare una bambina di essere contenta a passare l'aspirapolvere in tutta la casa? Io me ne vado subito a dormire. Allora, ok, ha finito questa mia stanza, vado in casa mia. Oh, aiuto, ho perso il cartello, scusa. Già d'amore, lì hai qualche cosa da lavare sul tavolo o è tutto finito lì? Giada? Giada? Ma dove è finita Giada? Vuoi vedere che è salita, Giada? Giada? Aia, mamma. Giada? Cos'è successo? Aia. Lo sapevo! Aia. Cosa ci fai con l'aspirapolvere in mano? Ti è caduto addosso, ovviamente! Sì. Amore, pesa tanto questo aspirapolvere e poi costa un sacco di soldi! Aia. Vabbè, ok, aia, vediamo cosa si è fatta. Ma io non lo so! Ma dov'è tuo fratello? Madonna, amicetti! Queste pelle... Oddio, si è fatta proprio malissimo. Che si fa? Vuoi disinfettare? Sì. Adesso andiamo giù e disinfettiamo. Ma si può? Dov'è tuo fratello? Dov'è? In camera. Ti avevo detto l'aspirapolvere non lo potevi passare tu. L'ha detto mio fratello che potevo passare. Adesso andiamo da tuo fratello. E poi arriviamo a disinfettare questo piede, santo cielo. Ricky! Cosa? Oddio! No, 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 no! Oddio! Giada si è fatta male, la mamma verrà qui entro 7 secondi. Devo nascondermi. Allora, l'armadio. No, è troppo piccolo, non ci posso stare. Dietro la porta, no, lì mi scopre sempre. Il letto! Mi metto sotto il letto! Ricky! No, non ci posso! Mamma, e io stavo controllando che il letto fosse in ordine. Cosa stai facendo? Allora, tua sorella si è fatta male! Ed è sempre e solo colpa tua! Io non c'entro, lei mi ha obbligato, me l'ha rubato l'aspirapolvere, io lo stavo passando, lo giuro! Adesso andiamo giù a disinfettare e tu vieni giù ad aiutare a cucinare, ok? Ma si è fatta tanto male! Sì, per colpa tua! Dai, ti porto giù! Giada, mi spiace! Come va il piede? Dove la metto, mamma? Sul divano! Ok. Mettiamola per così. Okay. Scusa. Dai, Ricky, non scherzare che sei fatta male per colpa tua. Mi spiace. Allora, io svengo col sangue. Muoviti noi, mamma! Prendi l'acqua! Che puzza! Ok, Giada. Dai. Io non credo che poi. Allora. L'acqua? Per farci cosa? Sei pronta? Questo un po' brucia. Okay. Resisti, Com'è? Aia, mi brucia. Allora, tamponiamo un attimo la pelle. Amicetti, io ve l'ho detto, le cose da grandi le fanno i grandi. Le cose che devono fare i grandi le fanno i grandi, non i bambini piccoli. Ok, e questa è andata, Basta per oggi. Vado a cucinare. Ricky, mi devi aiutare. Uffa, amicetti, devo sempre fare sempre compiti e compiti. Neanche mi fanno cucinare. Uffa. Ricky, per favore, prendi 4 uova per la frittata. Ma di struzzo o di gallina? Mamma, li metto io le uova. No, hai fatto già troppi danni oggi. No, ti ho detto che non puoi farle queste cose. Le fa Riccardo, che è più grande. Dai, vai a fare i compiti tu. Uova, ok. Sì, dai che facciamo la frittata. Non sono neanche scadute, meno male. 4? Sì, 4 uova, okay. Dai. Ok, allora, come... Lo faccio io. Ti ho detto no. Cioè, bisogna mettere qua dentro e mischiare. Sì, vabbè, dai, Riccardo, per favore, non fare lo spiritoso pure tu, Sì, no. Già ho tua sorella che insiste. Io non lo so, mamma, io non ti pare che cucino io. Io 17 anni. Lo so. Giada, ho detto no! È troppo difficile, non riesco neanche io, figurati te. Ricky, non vanno qua dentro, dai, però anche tu, 18 anni. E come funziona? Ma, se non ma io posso essere circondata da... Guarda. Ma io non posso andare a giocare. Allora, adesso facile. Facciamo anche un po' di pane tostato, Pure? Sì, però non lo fare tu, dai, vai di sotto. No. Mamma, che balla. Vado a giocare, PC.
Ricetti, la mamma sta tostando il pane. Adesso vado a chiedergli se posso tostarlo. Mamma! Posso tostare il pane? Ancora, ci risiamo! Ti ho detto che non puoi queste cose qua. Scottalo, adesso è spento perché è ancora staccata la spina. Oltretutto devo salire un attimo. No, comunque no, amore, vai a fare i compiti, dai. Salgo un attimo, arrivo subito. Sì. Certo, adesso sarà contenta quando tosserò il pane. Devo attaccare. Bicetti, adesso attaccherò la spina. Ok, Giada! Oddio, ma sei impazzita! Ma cosa fai? Non si gioca con le spine, non si gioca con le cose calde, non si gioca con le cose da grandi! Come te lo devo dire? E poi hai pure rubato il pane! Oh, adesso mi mamma in camera mia! La mamma non mi fa fare niente! Basta! La mamma ha detto che ero grande, invece non mi fa fare niente, sono in seconda elementare, sono già grande, posso fare le cose dei grandi. E dai, adesso sto qua tutto il giorno, 24 ore, e sarò fatti suoi se mi chiama, eh? Mi annoio, sarà almeno passata un'ora. Adesso vado a vedere cosa sta facendo la mamma. Blu, le mille bolle blu blu blu. Mi sento sussurrare. Ah, mi sa che devo cambiare l'acqua. Mi sembra un po' vuoto. Ok. Eh sì, mi sa mamma, che devo cambiare. Ma cosa stai facendo? Sto stirando, amore. Ah, ti è passata? Sì, ma però posso aiutarti? Ecco, no, anzi, stai lontana perché il ferro da stiro scotta tantissimo. Ti ho detto di non toccare! Non fare la stupida, vai! Mi fai arrabbiare! Oh, ciao, cambiamo l'acqua. Riccardo? Ricky, svegliati un attimo. Ascolta, devo andare a cambiare l'acqua del ferro da stiro. No, io stavo guardando la TV. Sì, non mi interessa cosa stavi facendo. Ti sto solo dicendo, dai un'occhiata lì al ferro da stiro che Giada non lo tocchi. Mi raccomando, eh. Sì, va bene, lo posso fare, ok, ok. Sì, dai, vado a prendere un attimo l'acqua. Ah, il telefono sta suonando. Ah, che stanchezza. Pronto? Ah, ciao Gianluca, cosa c'è? La mamma non c'è più, è andata a prendere l'acqua del ferro da stiro. Adesso stiro un pochino. Ma sembra semplicissimo stirare. Guardate, c'è ancora un sacco di cose da stirare. Guardate che bello. Wow, e la mamma diceva che era difficile, ti scottavi. Ma cosa sta dicendo la mamma? Boh, sta dicendo sto... Aia! 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 Bruttissima ferita, ok? Sdraiati qui. No, l'acqua non va bene, ti porto il ghiaccio. Mamma, mi dispiace, mi ha chiamato Gianluca, io sono salito, non ci ho pensato, Giada. Allora, cosa è successo? Cosa? Sdraiati, io prendo il ghiaccio. Ok, oh, okay. Ma come hai fatto? Il ferro da stiro è stato lui? Sei stato te! Ma tu perché lo tocchi? È tutta colpa mia! Calmati, calmati! Allora qui abbiamo il ghiaccio, abbiamo il ghiaccio! Danny, faccio io, non toccarlo tu! Oddio ragazzi, non riesco neanche a guardarlo! Mi viene da svenire anche a me! Oddio! Ok, tienitelo! Allora, tienitelo qua, adesso vado a prendere anche le bende! Oddio, è sporcato di sangue il divano! Oddio, guardate! Oh no! È una ferita aperta! Secondo voi dobbiamo andare al pronto soccorso? Adesso vediamo! Intanto io te la bendo! Oddio, che agitazione sempre in questa camera!
stare tranquilli. Aia, mi fa male. Aia. Allora adesso la vendiamo. Allora, disinfettante. Io non so, la ferita aperta con... brucerà. Ragazzi, brucerà tanto. Sei pronta? No, no. Aia. Pulirtela, amore, sporca, c'aveva dei pezzi neri dentro. I capelli, Giada, la infettiamo. Ok. Che benda è? È la benda che mettono tutte le persone normali. Ma io posso vivere così, secondo voi? Allora, adesso, comunque, tienici il ghiaccio. La mano. Non devi muoverla la mano, fa male. Tieni il ghiaccio qui, ragazzi, pieno di sangue. Tieni comunque il ghiaccio. Ok. Allora, diamoci una bella calmata. Giada, amore, allora facciamo una bella cosa, amicetti. Noi stiamo qui un'ora. Allora, abbiamo bendato tutta la manina a Giada. Staremo qua un'oretta. Quindi adesso sono le 8 di sera. Per le 9 guarderemo di nuovo la ferita. E se è infetta o comunque è troppo grave, perché comunque era veramente rossa, allora andremo al pronto soccorso. Intanto ti voglio dire, Riccardo, che una cosa ti ho chiesto: di non lasciare incustodito il ferro da stiro. Hai ragione, però Giada, perché lo va a toccare? Cioè, non è mica solo colpa mia adesso. Allora, io l'ho detto, Giada non è abbastanza grande, non è abbastanza grande neanche per capire che quando è no, è no. Adesso tu non stai bene e a me sta bene così, che ti riposi. Ok, cioè io ho perso altri 10 anni di vita, ragazzi, io cosa devo fare in questa casa? Sono costernato. Guardami, guarda, sono... sembro una pazza, sembro. Vabbè, ragazzi, ci vediamo tra un'ora. E poi vi faremo vedere com'è messa la ferita, perché apriremo la benda. Amicetti, siamo tornati. E ora dobbiamo togliere la benda a Giada per vedere sotto com'è la ferita. È passata circa un'ora e mezza alla fine. No, sono curiosa. Ok, sei... calmati. Io ho paurissima. Aia. Aia. Fa male? Sì. Ma se tocco fa male? Aia. Viene da piangere a me. Queste sono cose che veramente anche gli assistenti sociali... Oddio, la benda si è attaccata alla pelle. Aia. Oh no. No, 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 ragazzi, non riesco, non ve lo faccio vedere questa scena. Oddio, no, 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 no. Ok, piena di sangue. Mamma mia. Ragazzi, mi sento male. Mi sento male, Giada, dobbiamo andare sicuramente al pronto soccorso. Sì. Aia, non toccare. Fermati, ferma, devo guardarlo. Non toccare. Tutta pelle viva, ragazzi. Ok, senti, cioè le viene via proprio la pelle. Tu tieni sopra il ghiaccio e vado a chiamare il papà e andiamo al pronto soccorso. Amicetti, mi dispiace dovervi salutare. Questo video finisce così perché Giada non sta assolutamente per niente bene. Adesso ribendiamo tutto e corriamo in ospedale, perché questa è una brutta ustione, ma proprio di quelle pesanti che quando i figli si fanno male, noi mamme siamo sempre molto preoccupate. Ok, allora adesso andiamo, chiamo papà. Ciao Vicetti, al prossimo video. Ciao. Andiamo qua, tatina. Papà! Giada e Emma hanno rotto il naso a Ricky mentre giocavano ai videogiochi. Lui è svenuto. Abbiamo chiamato l'ospedale, ma non sappiamo più cosa fare. Riccardo sta giocando senza di me ai videogiochi. Non è valido. Voglio giocare anch'io. Già, sta giocando senza di noi. Giada, anche tu vuoi giocare? Sì. Ok, andiamo a rompere le scatole. Sì, 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 sì. Andiamo. Ricky, non siamo in Italia. Cosa? Sì, vabbè. Dai, no, dai, no, no, dai, no, ragazzi, questo gioco è troppo difficile. Ma poi voi siete delle ragazze, ma cosa volete fare con questo gioco? È difficilissimo. Noi vogliamo giocare. Ma no, Giada, prendi il gioco. No, no, è dai, che mi fate perdere. Amicetti, no, no, mi fate perdere, dai, una partita importante. Là. Giocate, tanto perdete sicuramente. Perché siete delle femmine. Non si sapete. Giada, giochiamo. Giocare a niente. Allora. Che meraviglia, la natura, la calma. Che bello fare giardinaggio, amicetti. Voi ci avete mai provato? È veramente distensivo. Sono sola. Finalmente
Sola? Che bello! Allora, volevo buttare qualche foglia perché qua ce ne sono decisamente troppe. Guardate, può fare anche da ventaglia. Ecco, lo sapevo. Stai continuando a sbagliare, Giada. Dai, vai, non riesco. Vai, vai, a sinistra. No, Giada, ti ho detto a sinistra, non adesso. Oddio, vabbè, ma cosa state facendo? Provare, dai, fai provare me. Ecco, adesso anche Emma che mi rovina la streak. È peggio di Giada, sicuramente. Ma cosa stai facendo? No. Non lo so. Ma sai, questo è il tasto, non l'altro. Dai, ci sto provando. Ma guarda, sei caduta. No, no, Emma, te l'avevo detto, devi andare, il tasto è quello. No, 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 lascia fare me. Lascia, stavo no, no, che mi dai, stavo giocando io. Cosa avete fatto, il mio naso? Mamma, vieni, subito, subito, mamma. La pace e il silenzio. Aia, che male. Aia. Nadia! Ragazzi, state calmi! Cosa sta succedendo? Come al salto? E tu? Allora, perché ti sei messo a dormire? Ricky, dai, svegliati! Che ti avevo detto di far compagnia a tua sorella e a tua cugina! No, no, cosa no? Non sta dormendo. Sta svenuto. Come non sta dormendo? Svenuto? Ma quello è il sangue? Sì! Ricky! Oh, Ricky! Ricky! Non si sveglia, ragazzi, non si sveglia! Ma io so cosa fare, state tranquille! Tranquilla, Giada! Perché ho studiato tempo fa da paramedica! Ah no, quello là era per imparare il ricamo, poi ho fatto il corso di cucito, volevo fare quello di paramedico. Vabbè, ma lo so io cosa fare! Quindi, la prima cosa da fare importante è sollevarlo, metterlo seduto. Dai, togliamo questo e mettetelo seduto. Su! Oddio, pesa una tonnellata! 3, 2, 1! Oh. Allora, ragazzi, al mio 3! E sono 3, e sono 2, e sono 1, e tira 3! Tira, 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 tira! Oddio! No, 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 non così, non così. Riproviamo. 3, 2, 1! Seduto! Giada! No, niente, niente, mai, mai. Allora, mi è venuta un'altra idea! Prendiamo i cuscini e li rimettiamo tutti dietro, dai, allora, tiriamolo su e infiliamo i cuscini, ok? 3, 2, 1, cuscino! Cuscino, cuscino! Cuscino! Ok, perfetto, bello seduto, così, bello dritto, perfetto. Mamma, ma morirà Riccardo? Assolutamente no, ovviamente! Io so esattamente cosa si deve fare. Allora, l'abbiamo messo seduto e ora dobbiamo tamponare. Tamponare, prendiamo qualcosa da mettere nel naso per far smettere il rigolo di sangue, ok? Vado a prenderlo subito! Ma dove facciamo per Riccardo intanto? Ho un'idea stupenda. Allora, prendiamo un fazzoletto, gli tamponiamo il sangue e poi usiamo le sedita dentro il naso. Vai, facciamolo. Vedo, non ce la faccio. Che schifo. Perfetto. Va bene. Sì, Giada, facciamogli una foto. Sì, e la carichiamo su Instagram. Sorridi. Ok, ragazzi, non ci crederete, ho visto la carta igienica e ho trovato questi. Ma cosa? Ma che? Scusate, cosa avete combinato lì? Ma ragazze, ma dai, c'è un pomerino. Via. Ok, allora tu apri questo, Emma, io apro questo. Amicetti, se voi sapete come si usa sta roba. Allora, si tira e si... Oh, guarda! Che bello! Allora, dunque, uno... E infila forte, dentro, 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 brava, brava, così, perfetto. Direi che la seconda fase è fatta. Adesso, se non ricordo male, nel mio corso da paramedico... Ah no, beh, forse non l'ho fatto quel corso, però... Ora però che rivedere il tag. Non so più che cos'altro devo fare. Cioè, che cosa...
questo... Giada, è tuo fratello, lascialo in pace già, poverino, guarda com'è ridotto. Non c'è da ridere. Non mi ricordo più qual è la fase che viene dopo. Ragazze, mi è venuto in mente, bisogna medicare. Quindi prendiamo tanti cerotti e ne rimettiamo sul naso, vado a prenderli. Voi intanto smettetela di prendermi in giro. Sono stupido, sono Riccardo. Si sta così bene senza Riccardo. Sai cosa possiamo fare? Giochiamo con i joystick. Ah, vai. Wow, wow. Più forte. Devi andare veloce. Tanto se perdo, ok, ragazze. Ma allora, ma vi sembra il momento di giocare? Dobbiamo mettere i cerotti, forza. Allora, io direi, Giada, mettiglielo tu questo. Poi abbiamo quest'altro. Dai, forza, su, quanti gliene mettiamo? 3, 4? Dai, facciamo, iniziamo con 2 poi vediamo. Comunque è importante medicare, allora glieli mettiamo qua sopra, ok? Qui, forza, dai, cerotto. Brava, ecco, brava, perfetto. Sai medicare benissimo. Io direi che abbiamo fatto tutto, dovrebbe rinvenire a minuti, vedrete. Speriamo. Ok, allora abbiamo... Giada, ma il naso non è lì! Piano! Ecco, perfetto. No. Forse è meglio se lo metto io. Farfallina, vola, vola. Oh, perfetto, direi. Un fiorellino! Ok, vedrete che adesso sarà questione di minuti e... Ricky! Però si muove, guardate gli occhi! Piano, Giada, piano! Gli occhi si muovono, quindi è vivo. Ricky. Allora vi devo dire una cosa: il ragazzo è ancora vivo. Siamo già a buon punto. Io sapete che faccio? Vado a chiamare il dottore. Allora devo assolutamente chiamare l'ospedale. Sentiamo cosa ci dice il dottore. Sì, pronto. Salve, buongiorno. Senta, avrei bisogno di parlare con un dottore perché qui è successo un patatrac. Sì, grazie. Aspetto. Sì, salve dottore, senta, allora, noi siamo in casa, c'è stato un incidente domestico molto grave, credo. Praticamente mio figlio si è, credo, rotto il naso. Oddio, non ne sono certa che sia rotto. Fatto sta che ha preso una botta forte sul naso e ora è svenuto. Cosa dobbiamo fare? Prima cosa, non dovete assolutamente spostare la vittima perché potrebbe esserci una tragedia, un trauma tragico. Ok. Sì? Ultima cosa, non dovete assolutamente fare una medicazione forzata, dovete portarlo da noi che la facciamo tutto noi. Sì, ma non lo portiamo da voi perché secondo me sta rinvenendo, mi sembra già di vederlo. Ok, grazie dottore, seguirò le sue istruzioni alla lettera. Giada! Ragazze, cosa stai facendo, Giada? Lascia stare! Allora, vi devo dire una cosa. Abbiamo sbagliato tutto. No, non abbiamo fatto niente di quello che doveva essere fatto. Perché il dottore mi ha detto di non muovere il corpo, di non tamponare la ferita e di non fare medicazioni improvvisate. E noi abbiamo fatto tutto quello che non c'era da fare. No, cerca di star su tu. Quindi, allora, adesso che cosa possiamo fare secondo voi? Dai, troviamo un'idea. Vi ricordate come fanno a rinvenire gli sportivi quando svengono? Mica gli mettono sotto al naso qualcosa di forte. Un odore forte. I piedi. Che cosa ti è venuto in mente? Sì? Giada, non intendevo la puzza di piedi. Dai, che schifo. Allora, amicetti, vado a prendere di là. Che cosa dovevo prendere? Ah sì, un profumo. Ok, ragazzi, aspettatemi qui. Eccomi! Ho trovato questo! Speriamo che funzioni, ragazzi! Allora glielo metto sotto al naso. Ok, funziona! Funziona! Ragazze! Ricky, sta rinvenendo. Che cosa? Tutto bene, Ricky? Dove mi trovo? Dove? Mamma! Abbracciami! Cosa? Cosa è successo, mamma? Cosa? Io no, forse lei. Ma cosa sta dicendo? Certo che sono io la mamma, Ricky, sono io la mamma! Ok, ragazzi.
cosa è successo? Mamma! Mamma!